grande, ah, leggendaria, sì, bella, avevo lasciato un CD della che mia nel 1964, dopo che io cantavo a Rimini, a Rimini, andavo a un locale a Piazza Duomo, dove i Camaleonti suonavano, il convivio facevamo un pezzo like mamma di Rita. 64. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Yeah. E ti ho fatto il film classico. C'è più niente. Ah, ho capito, sono il palazzo della fotografia. Anche loro incidevano in quello all'ultimo piano, là in alto. All'ultimo piano? C'era lavavano i denti anche. Era detto Mariano. Detto Mariano. Grande Mariano. Arrangiava tutti i nostri pezzi, no? E per fare. Portami tante robe, io avevo fatto un bel pezzo, aveva messo una catenella sulle corde del pianoforte per fare un effetto, per fare un effetto del senso. No, ma noi portavamo il nostro impianto che usavamo nelle serate, sì, sì. Portavamo sopra voi che avevate Matarco, Lombardi, era un no, Cabotron, era quello di Firenze, lui Firenze era. Di la serata là con Mastro Nardi. Ah, no, non me la ricordo. Mi avete salvato. Cancellata. No, io è stato tremendo. L'ho cancellata quella. È stato tremendo. Mi dici una cosa. Nico Ciacci, grande chitarrista leggendario. Com'era quella cosa lì? Che io suonavo con Tony nel 1900 eccetera. E a un certo punto mi dice, Gianni, abbiamo un problema. Non c'è Enrico con noi, non ce l'abbiamo. Come non c'è Enrico, tuo fratello? Lo so portato. Bobby me l'ha rubato, gli ha dato il doppio. E che io ho detto, cazzo, allora ti posso dare un altro amico. Ed è venuto con noi Alberto Rabi. Bravissimo. Diciamo, sì, bravissimo, ma non rock and roll. Esatto, era hard rock. Esatto. Metal. Allora io mi ricordo che Antonio ha detto, Tony, guarda, facciamo una cosa. Adesso, siccome io sono con Adriano, sono il suo batterista e sono con te in prestito, facciamo una cosa, adesso quando Adriano mi prenderà, tu per fregarmi mi devi dare il doppio. E tu mi ha detto, cazzo, faccio così, ti do il doppio e vieni con me, lo fai con Adriano. Io, e c'era sempre questo indirizzo del doppio. Io ricordo che Enrico me lo sono andato a comprare. Poi lui era felicissimo. E Tony, però, se Tony andava a 200.000, io guarderò Ricky Maiocchi. Facciamo un applauso. Fagli un applauso. Oh, ragazzi. Il più grande chitarrista che abbiamo avuto, rock and roll anche e non solo, e suonava con Morricone, faceva le colonne sonore, era lui, Enrico Ciacci. Io posso fare anche quello che vuole. Poi c'era anche il pezzo di Adriano Lento, la faccio io a chitarra, che batteria, sì. La mia pianista qualcosa fa. A woman in love. Woman in love. Fiora e Sarea e un woman in love. Oh, mi trovo Make me thrill with the light. Anche quello. Let me know. Io avevo anche preparato il tuo bacio come un rock. Ma dai, con quello che vuoi. Tu, però non ti voglio sfruttare troppo. No, tu ti giri e mi dici i titoli. Tu mi dici e fammi. Vai, vai. Che pezzi poi con un jukebox. Metti la monetina e parte. Vado su, dai, degli amici di mio fratello. No, grazie. Voglio bene. Ciao. Il mio amico Diego. È una borsa fatta a mano di cuoio. Diego, grazie veramente. Personalizzata anche con la mia immagine. No! Tutto fatto a mano. Cash avrebbe un borsello con un po' di carta. Sì. Poi che metterò i miei affari, sì, personali. Sì. Fratelli. La salute bene. Diego di Alpe di Natale. Che ne so io. What did you say, Ryan? They are. And you didn't even know that. Vai,
Ryan, look at the cake. Sono 77 e sono messo meno cartelline perché altrimenti mi servirebbe la bomba ossigeno, la bomba di ossigeno. Dei colleghi, il grande Tonino dei Camaleonti. Il leggendario batterista di Celentano Rito Antonio e anche del mio Non c'è più niente da fare del 77, Gianni Dall'Aglio. Il mio omonimo, molto più importante di me, Bandina. Abbiamo inciso una canzone che la ricordi, la casa discografica usò come facciata B. Eccoli insieme, abbiamo cantato tanti anni insieme, meraviglioso gruppo, un applauso, grazie per il mio amico. Vorrei fare tanti auguri a Bobby perché, insomma,
generazione di fenomeni questa. Quindi fa 77, io ne ho fatti 76, quindi. Sono piccolo. Sono piccolo. L'anno arrivi a. No, però comunque è bello aver vissuto la nostra epoca. Grazie a te. A voi, a voi. E grazie di essere ancora tra di noi. Tutta la mia vita, no? Non togliamo nulla alla musica di oggi, che è bella anche quella, però noi siamo dei nostalgici e ci piacciono le canzoni dei nostri tempi. E va bene. È così. Auguri a tutti, grazie. Grazie. Voglio dire che ha una timbrica e ha fatto delle canzoni che sono rimaste delle pietre miliari. Vorrei un applauso per, non per quello che è stato, ma per quello che è oggi. Voglio dirvi che lui non si reputa un chitarrista, no, bravo, ma io vi dico che è anche un bravo chitarrista. È raffinato, c'ha gusto, ha stile in quello che fa. Non fa tante note, ma quelle che fa sono buone. Altro applauso e poi suoniamo. Grazie. Cocco da mamma, Coca-Cola. E andiamo? Cocco da mamma. Devo andare a tagliare. Perro! Alvaro, quello sei Bobby, se lo mangi tu, quello sei Bobby, ma sì, no, fatto... sei il Bobby dolce, è pasta di zucchero, sì, ma... sai che non vedo il mio ciubotto, assaggia perché è buonissimo. Your birthday cake, happy birthday, it's a great happy birthday. La mia testa, amici di YouTube, in questo meraviglioso concerto ho perso la testa, era una testa un po' matta, però era buona. Quello mi ha dato il più bel compleanno degli ultimi 40 anni. Abbiamo cantato nel suo ristorante, un pubblico eccezionale, e erano ospiti come Gianni Dall'Aglio, il grandissimo batterista di Celentano Mizzettoni e il grande Tonino dei Camaleonti. È stata una serata super. Ma Elio, quanti, Elio, ma quanti anni che fai il compleanno, Roberto, qui? Almeno? Abbiamo saltato gli ultimi 2 anni della chiusura. Col Covid. Però l'ha fatto almeno 2 qui. Quattro. Bene. Lui mi tiene sempre sul cuore. Però leggermente dal cuore è sceso lo stomaco. Però Bobby è sempre là con lui. Prendiamo l'antivirus. Grazie Elio, un grande amico. Elio è un grande amico. Grazie.